Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Overcrisis e come potete vedere sto recuperando piano piano tutto ciò che mi sono lasciato alle spalle. Oggi, per esempio, ho recuperato la Trial of Ifrit e Bahamut EX1 e sono riuscito finalmente a completarla. È uno stage che non risulta particolarmente difficile se effettivamente si conoscono le fasi. La X2 però credo, anzi vabbè, la proverò, ma credo che molto probabilmente non riuscirei a completarla al momento perché credo di subire un po' troppi danni. Quindi devo vedere un po' come migliorare forse le difese, un pochettino, perché mi sono reso conto che già nella X1 non dico sono rimasto in difficoltà, però sono sceso da HP rossi. E quando tu con personaggi da 10.000-11.000 HP scendi ad HP rossi, vuol dire che c'è forse qualcosina che non va. E quindi bisogna un attimino sistemare il setup in generale. Per quanto riguarda la Trial of Ifrit e Bahamut X1, ho praticamente utilizzato lo stesso team che vi ho fatto vedere per la realizzazione di Bahamut X2. Perché questo? Perché ovviamente con Sephiroth riuscivo a fare danni AoE, che era la cosa che mi serviva di più per portare le due summon il più vicino possibile, a riduzione HP. Diciamo insieme, perché diciamo la cosa fondamentale per questo combattimento è eliminare entrambe le summon nello stesso momento, perché se se ne elimina prima una e poi l'altra, si rischia che l'altra summon, ovvero quella che resta in vita, si potenzi troppo e diventi estremamente più forte. Mentre invece qui la soluzione migliore sarebbe quella di eliminarli in contemporanea e quindi avvalersi della facoltà di poter giocare in un modo un po' più corale. Infatti, Sephiroth mi consentiva di debuffare in continuazione i miei avversari e al tempo stesso fare anche danni AoE tramite la Protector's Blade. Matt invece si è occupato fondamentalmente di cure e rottura sigilli, dato che avremo comunque delle fasi a sigilli che dovremo necessariamente spezzare, e Cloud invece che ha fatto il DPS ghiaccio per contrastare Ifrit, ma al tempo stesso mi ha dato le difese magiche per contrastare gli attacchi di Bahamut e gli attacchi combinati di Ifrit e Bahamut. Devo dire che la formazione ha comunque reagito molto bene. Ho soltanto, diciamo, difficoltà tra virgolette nel momento in cui Bahamut effettua il Dragon Dive o quando Ifrit effettua il suo attacco AoE. Essendo fisici e non avendo delle particolari difese fisiche, qui dovrei effettivamente utilizzare Matt con la Syringe Weapon, cioè con la Syringe Sword, in modo tale da avere sia difesa fisica che difesa magica, però poi avrei estrema difficoltà nella rimozione sigilli, cosa che arrivo a fare proprio quasi al pelo. Perché diciamo che la deficienza artificiale in questo caso non imposta gli attacchi automatici verso le ruin dei miei alleati, ma fa fare gli attacchi da 4 barre ATB, quindi consumo più tempo e consumo anche più energie. E quindi di conseguenza arrivo quasi al pelo a brecare, e lì sono costretto a cambiare manualmente tutti i personaggi. La build va bene, ve la faccio vedere giusto velocemente. Sephiroth 11.100 HP, 3.442 di attacco magico, Protector's Blade e Kuja's Blade per attacco debuff, tutte ruin che mi servono per le stats e summon di Bahamut, dato che il mio Sephiroth in questo caso gioca sul fattore danno non elementale. Quindi tutte le varie armi che mi aumentano HP e ability magica, che mi consentono di fare comunque dei bei danni e al tempo stesso avere un bel po' di HP. Difese molto basse, e infatti le ho sentite le difese basse con tutti i danni che mi facevano. Nella X2 sicuramente dovrò rinunciare a qualcosina per magari sistemarmi un po' di difesa magica in più e un po' di difesa fisica in più. Quindi cercheremo un attimo di gestire al meglio la situazione.
Matt, che invece ha un'ottima difesa magica, ma così e così difesa fisica, 9400 HP che sono comunque buoni, e un 2200 di healing che vanno, che va molto bene in realtà. La difesa fisica dovrei aumentarla un altro pochino, perché ho subito parecchi danni dal Dragon Dive, non mi ha shottato, però mi ha tolto circa 7000 e passa, quindi diciamo che con il Protect e due debuff di attacco down potrei subire meno danni, ecco, mettiamola così. Ovviamente tutte armi che mi potenziano le cure, è vero che ho qui i buff, debuff extension che non sfrutto con questo mat, però cioè sfrutto soltanto per il Protect, ma niente di così esagerato, però li tengo queste armi, una per gli HP e una perché dà un bel po' di boost healing, ovvero la Centipede. Vabbè, poi le materie tutte per le stats, tranne la cura singola che può servire in alcune situazioni, e il Protect che ho voluto appunto mettere giusto per dare una minima difesa per quanto riguarda la difesa fisica col Dragon Dive e tutti gli attacchi che può fare Bahamut. Mentre invece Cloud, DPS fisico, ghiaccio estremamente forte, 4200 di attacco che si sentono tantissimo soprattutto su Ifrit, proprio Ifrit viene completamente sciolto, si può dire, 10.000 HP anche lui, però come potete notare anche lui le difese, ha una discreta difesa magica con 115, però 108 di difesa fisica è praticamente niente. Infatti devo necessariamente cercare magari di rinunciare a un po' d'attacco o magari rinunciare a qualche potenziamento per incrementare un po' di difesa magica in generale e difesa fisica. Quindi dovrò cercare un attimo di smanettare la situazione. Poi vabbè, tutte le materie che mi servono per incrementare le stats, Summon di Shiva e tutte Sub Weapon che mi danno potenziamento o HP Ice Potencies oppure attacco fisico Ice Potencies. Quindi diciamo che siamo bene o male nel giro giusto per avere una formazione performante, però devo comunque settare e devo comunque sistemare un pochettino la situazione per la X2. Non la vedo così lontana, non la vedo così difficile. Se riesco a settare bene le difese di tutti quanti senza perdere troppi HP, è molto molto probabile che riesca a fare anche la X2 a brevissimo, se non domani direttamente, ma questo poi vedremo effettivamente quando mi ci metto e quando riuscirò a farla. Detto ciò, vi lascio alla run, spero questa volta di lasciarvi la run commentata, perché mi sono accorto che con quella di Bahamut vi ho montato praticamente la run non commentata. Va bene che Bahamut ormai lo conosciamo un po' tutti, però ci tenevo magari a fare una cosa più pulita, e quindi cercherò di stare più attento durante il montaggio e cercherò appunto di verificare prima di, perché sono stato abbastanza frettoloso, avevo abbastanza fretta e quindi non ho controllato bene le registrazioni. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e vi lascio alla run commentata. Allora, eccoci qui con la run commentata di Bahamut Ifrit, una run che comunque, ripeto, risulta essere abbastanza leggibile quando si conoscono le fasi. La cosa iniziale è attendere e cercare di aumentare la difesa magica il più possibile, perché i primi due attacchi dobbiamo necessariamente subirli. Il primo sarà il Mega Flare da parte di Bahamut, il secondo invece sarà l'attacco combinato di Bahamut insieme a Ifrit. Quindi diciamo che la prima fase dobbiamo necessariamente curare e difendere. Qui addirittura ho fatto saltare la difesa magica, quindi già ero abbastanza innervosito perché ho detto porca miseria, non mi sono difeso. Sono sopravvissuto perché comunque avevo tanti HP, se non avessi avuto tutti questi HP sarebbe stato un casino. Qui adesso invece parte il Crimson Flare. Io faccio qualche danno perché ho accumulato tanta barra TB non avendo difeso i miei personaggi, mentre invece appena arriviamo a metà circa della loro barra di caricamento faccio Sanctuary con la Bandage Sword, aumento la difesa magica a 3 stack. Sephiroth ha debuffato un pochettino Bahamut, quindi subisco meno danni. Attacco che giustamente devo parare,
Ecco qua, riesco a parare praticamente al pelo, nonostante tutto. Quindi, questo, diciamo che questa situazione si è venuta a verificare perché non mi ero difeso prima. Quindi, ho dovuto recuperare più HP. Fase a sigilli subito dopo, quindi non curate, ma cercate di breccare i sigilli subito, perché loro non vi attaccano, quindi subite due attacchi e poi attenzione subito alla fase sigilli. Nel momento in cui breccate gli avversari, cominciate a curare. In quel caso si accumula tanta TB velocemente, quindi si avrà la possibilità di potersi curare un bel po', e poi... come nel combattimento di Bahamut, qui dobbiamo ridurre la barra Mega Flare. Quindi targettiamo in questo caso Bahamut, facciamo danni con i nostri personaggi, mentre invece Matt continuerà ad occuparsi delle cure. Siamo riusciti a affullare tutti, il Mega Flare siamo riusciti a stopparlo. Nel momento in cui stoppiamo il Mega Flare di Bahamut, spostiamo il nostro target su Ifrit, perché in quel momento inizierà Ifrit ad accumulare la sua potenza fisica, quindi anzi la sua potenza magica in questo caso, perché farà l'attacco Heat Wave. Però come potete notare, i danni di Ifrit adesso incominciano a essere abbastanza evidenti, quindi nel momento in cui Ifrit incomincia a fare danno, perché comincia a fare danno, Matt con la sua limit, che cancella il buff di attacco fisico e magico che si autobuffa all'inizio, e poi con Shiva per ridurre al minimo proprio la sua potenza, la sua potenza di fuoco. Come potete notare, l'attacco cambia, diventa adesso il Crimson Dive, proprio perché abbiamo ridotto la sua potenza in generale di danno. Vedete, con Cloud riesco a tenerla bassa. Non ho difesa fisica da dare a tutti quanti, per cui lo subisco in pieno il danno, e come potete vedere ho preso un po' di danno, però bene o male avevo tanti HP e l'ho potuto tankare. A questo punto riswitchiamo su Bahamut, perché adesso appunto sarà Bahamut quello che ci darà preoccupazione. Infatti il Dive Bomb subito dopo l'attacco di Ifrit, quindi doppio attacco fisico uno dopo l'altro. Io qui ero indeciso se mettere il Protect, avevo comunque 7000 e passa HP, ho detto va bene, con l'attacco debuffato e il Protect dovrei sopravvivere, e infatti sono sopravvissuto appena, perché mi ha tolto 5000, quasi 6000 HP, quindi ho detto alla faccia del sopravvivere. E qui invece abbiamo praticamente altra fase a sigilli. Altra fase a sigilli che però, fate attenzione, dobbiamo praticamente fare da Ifrit, quindi dovete attaccare praticamente Ifrit. Qui infatti utilizzo tutti quanti i miei attacchi da 3 barre a TB, riesco fortunatamente a breccarli, e nel momento in cui riuscite a breccare qui i vostri avversari, doppia summon, in questo caso Diamond Dust e Mega Flare di Mahamut, e praticamente avete vinto. Non c'è nient'altro da fare, i danni che riuscite a fare tramite i vostri attacchi sono decisamente più forti, quindi shottateli insieme, li uccidete insieme e avete concluso la battaglia. Detto questo, non credo che ci sia altro da dire, memorizzate bene le fasi, cercate di counterare le loro fasi e non dovreste avere grossi problemi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e ci becchiamo alla prossima.